E siamo in diretta con una nuova intervista a Peter Svetina. Ciao Peter. Ciao, ciao, Ciao. piacere. Piacere di conoscerti anche per me, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo messo un po', ma ce l'abbiamo fatta con diversi problemi tecnici, ma ce l'abbiamo fatta. Meno male, guarda, sì, è stato un po' Sì, cioè. difficile, però dai, tutto sommato è andata. Tutto sommato è andata, no? Siamo riusciti, senti. Finalmente ci siamo riusciti. Iniziamo con l'intervista. Ma Allora, diciamo proprio innanzitutto. così a freddo, proprio boom boom. Partiamo con l'intervista, grande. Come, intanto come ti è venuta l'idea di intervistare un ventriloquo? Allora, l'idea di intervistare in generale nasce più o meno quest'estate durante il primo lockdown, perché io ho sempre avuto la passione di intervistare gli attori, sono spesso in giro per spettacoli, a seguirvi negli spettacoli, varie cose, e nasce durante il lockdown in un periodo di noia, sì, ma per dare un forte abbraccio a tutti gli artisti dello spettacolo che in quel momento non stavano e non stanno ancora lavorando. E quindi in realtà nasce così. L'intervista al ventriloquo nasce, innanzitutto ho conosciuto Andrea Fratellini per caso, che è un ventriloquo, e l'ho conosciuto per caso grazie a un video su YouTube, e dopo aver visto quel video lì l'ho contattato e l'ho contattato, ci siamo sentiti, ho avuto l'onore di intervistare anche lui, e così mi sono appassionato all'arte della ventriloquia. Dopodiché, eccoci qua. Ti sei appassionato della ventriloquia? Cosa sai della ventriloquia? Allora, mi fa ridere il ventriloquo in sé. Se mi chiedi invece, cosa sai, come si pratica, è tutto molto confuso. Simone ti risponderebbe, è tutto molto confuso. Tutto molto confuso. Beh, siamo in diretta e siamo qui proprio per parlare di questo, no? In fin dei Sì, conti, certo. vero? Oh, Certo. Ma meno male che è l'importante. tutto molto confuso, sennò no, non saremmo qua. Chiaramente, no? Logicamente. Allora cercheremo magari di togliere via questi dubbi e queste incertezze su che cos'è la ventriloquia e magari cercando di dare un pochino di nozioni anche storiche e magari di poter trattare il discorso in più linee, in più cose che magari qui da noi effettivamente c'è molta, molto poca conoscenza in tal senso, no? Allora, se vuoi, io parto e comincio magari con un accenno e poi dopo spieghiamo un po' la ventriloquia, da come la sento e da come la percepisco io. Sì, certo. Ok. Allora, intanto la ventriloquia nasce dall'epoca, cioè dall'epoca, nasce proprio dall'oracolo e dalla necessità praticamente di poter trasmettere delle ideologie attraverso l'uso dell'oracolo, dove in pratica una voce che si credeva provenisse ovviamente
dall'oracolo stesso, quindi da una divinità. E in realtà c'era un personaggio che si nascondeva con un'amplificazione particolare, con qualche metodo storico, che riusciva praticamente a far credere che la voce non era la sua, ma era appunto dall'oracolo. E viene usata proprio la ventriloquia anche nella divinazione, in quanto si poteva far credere che gli spiriti avessero la capacità di parlare, quindi ci fu anche uno studio in merito e in più, dopo anni, quando invece è stata portata poi successivamente cioè in uno studio di psichiatri, perché capirono che in realtà era una persona che stava proiettando una voce, se fosse legato a una condizione di problema mentale, come una malattia mentale. Quindi effettivamente fu messa su vari piani la ventriloquia inizialmente. Poi dopo ci fu l'evento di cioè praticamente arrivò uno dei primi degli anni 40, Edgar Bergen, che con Charlie McCarthy fu il primo ad avere l'idea di portare la ventriloquia, pensa addirittura in radio, in un programma radio dove effettivamente non esisteva quindi la telecamera, no? E non si vedevano i pupazzi. Lui non è che aveva una tecnica eccelsa nella ventriloquia, che poi la ventriloquia non è nient'altro che la capacità di riuscire a far parlare un oggetto o una fonte differente dalla propria, dando l'illusione che appunto sia la fonte stessa a produrre quel suono, cercando di non muovere le labbra. Quella è proprio la cosa corretta. Poi dopo, siccome ventriloquia sarebbe suddivisa in ventriloquis, che sarebbe dal ventre, e il parlare, no? Quindi parlare col ventre. Era inizialmente creduto, cioè si credeva inizialmente che le persone parlassero col ventre. In realtà non è corretto dirlo così, perché il ventre in realtà c'entra poco. In realtà si ha la capacità, anche per chi studierà musica o studia musica, soprattutto strumenti a fiato, diciamo capirebbe meglio il discorso, o anche chi pratica canto, che non è che si usa il ventre, ma si usa il diaframma, che quindi con la corretta respirazione, diciamo, la pressione che il diaframma produce, riesci a produrre dei suoni facendoli proiettare a distanza. Quindi è una cosa un po' complessa, però in realtà diciamo che quello a grandi linee può indicare che cos'è il ventriloquo. Il ventriloquo è colui che dà l'illusione di far parlare un'altra persona o un altro oggetto a distanza, proprio non muovendo le labbra, utilizzando il diaframma come fonte di pressione per far uscire il suono più forte oppure più lontano. Questo è in minimo. Ora siamo arrivati a questo punto. Adesso fammi qualche domanda, che così mi aiuti anche tu, che magari mi potrei Sì. perdere nel filo del discorso. Allora, questo è stato l'assaggio alla ventriloquia, appunto. Tu, Peter, come è iniziata la tua carriera da ventriloquo?
Guarda, allora, io ho iniziato, allora, tutto è partito da una cosa. Qui in Italia, quando io ero ragazzino, che quindi avevo 8-9 anni, c'erano dei programmi che ogni domenica, buona domenica, principalmente, avevano come ospiti prestigiatori e c'era un ventriloquo che andava sempre in trasmissione ed era Luis Moreno con il suo pupazzo Rockefeller, che poi, andando proprio alla ricerca di queste cose, in realtà si scoprì negli anni 80, si scoprì che questo in realtà non era del tutto giusto, perché Luis Moreno utilizzava la tecnica del microfono davanti alla bocca, oppure le telecamere inquadravano il pupazzo, quindi alla fine non si poteva capire che era Luis Moreno a dare la voce al pupazzo, ma in ogni caso fu un bravissimo personaggio, perché dello spettacolo, perché aveva creato questo corvo in maniera fantastica e gli dava un timbro vocale che era veramente bellissimo per l'epoca. Durò quello che durò, poi dopo logicamente venne fuori che lui non era un vero ventriloquo e non lo chiamarono più qua in Italia. Poi dopo ci furono altri ventriloqui qui in Italia comunque molto bravi, come Pietro Ghislandi, il grandissimo Samuel, che appunto portarono la ventriloquia a livelli ben diversi rispetto a come si conosceva. L'unica cosa è che qui in Italia veramente a praticare la ventriloquia siamo veramente in pochi. Com'è nata il tutto? È nato che io a 16 anni mi dovevo approcciare per la prima volta al mondo della magia, perché io nasco come prestigiatore prima di tutto, e nello stesso tempo appunto ho conosciuto Samuel. Ed effettivamente Samuel mi ha... Barletti. Samuel Barletti, bravissimo. Samuel Barletti è stato il mio insegnante e il mio mentore, diciamo, iniziale, all'età di 16 anni, che mi diede praticamente le basi, la linea guida da seguire per riuscire appunto parlare senza muovere le labbra. Quello fu il primo. Dopo tutto il resto, con il fatto che c'era YouTube, col fatto che comunque ho cominciato a smanettare, a fare varie ricerche, sono riuscito a trovare, diciamo, un libro, il primo libro sulla ventriloquia in italiano, e da lì ho preso appunti, perché il problema, si sa, quando tu inizi a fare un qualcosa, è buono perché magari appunto si inizia dall'alfabeto, che è la prima cosa, poi dopo le parole, poi dopo i discorsi, però poi c'è bisogno di tanto altro, perché effettivamente chi è un ventriloquo è un personaggio che deve riuscire a interpretare più ruoli ed è soprattutto buttato sulla comicità, quindi è molto complicata la cosa, quindi devi creare il personaggio, trovare tu la posizione come personaggio e poi diciamo lavorarci intorno, quindi non è solo il fatto di dire A, B, C, D, E, S, G, H, I, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, I, Z. E questo è praticamente la prima fase, no? Della ventriloquia, diciamo, dove uno dice cavoli, cioè eccolo, no? Che già questo è tantissimo per riuscirlo a fare, no? Poi dopo ci sta tutto il seguito, no? E
comunque ho iniziato, ecco, con piccole cose. Da lì ho preso il primo personaggio, dopo tanto tempo sono riuscito ad acquistarlo ed è entrato proprio come mia spalla, no? Poi ho fatto un po' di teatro perché serve comunque una base di teatro, serve un po' di, diciamo, di aiuti esterni, perché altrimenti da soli non è proprio così immediata e facile la cosa. Bene, in realtà, qual è stato il tuo primo personaggio? Guarda, il mio primo personaggio, se vuoi te lo presento, è praticamente è stato, anzi lo vado a prendere. Sì, certo. Jerry? Ehi, sì, sono qui, sono qui. Lui è Dai, dimmi. fantastico. Ti ringrazio, ma chi è che sta parlando? Non ti preoccupare, Ciao adesso. Jerry. Oh, ciao carissimo! Ciao. Ma ciao! Ma che carino! Ciao! Piacere, io sono Simone e sono qua per farti qualche domandina. Giusto? D'accordo! Per fare conoscenza, adesso ti farò qualche domandina. Intanto com'è Peter come nipote? Con il zio e il mio Sì, zio. come ti hai ragione. È l'emozione. Non ti preoccupare, siamo tutti qui insieme. No, che ridere con lui com'è, insomma, fa parlare il chihuahua, vedi tu? È un po' difficile. Eh sì. Ma oh yeah. Sei troppo simpatico. Ti ringrazio, anche tu, sì, non c'è male. Oh yeah! La finisci, Jerry? Ah sì, stavo pensando ai fatti miei io prima. Ah sì? Eh sì, stavo giocando a Tetris. Oh yeah, sul computer. Sì. E io ho anche la PlayStation 4. Ah sì, ah sì, Wow! certo. Ce l'avevo anch'io, chissà dove sarà finita. Ce l'avevo anch'io tanti, tanti anni fa. Ma dai, no, io ho la Play 4 ed è fighissimo giocare a Sims. Oh sì, oh. Prima della pandemia, perché adesso c'è un po' cambio le abitudini. C'è un po' il cambio di abitudini. Sì, dai, che presto si riaprirà tutto. E Speriamo. noi sentiamo tutta la mancanza del pubblico, sai? Oh, sì. Immagino. Già, è vero. Purtroppo questa pandemia è costato un casino a tutti noi artisti ed è veramente dura di sopravvivere, Sai, voi perché... Dimmi. tu sai, voi avete ragione. Speriamo che riaprirà tutto. Io invece da personaggio non pubblico dico, io spero che finisca la pandemia, che poi riaprirà tutto, quella è una conseguenza. Cioè, comunque, anche riaprisse tutto oggi e poi la pandemia non finisce, dobbiamo rimanere sempre con il terrore che ci sarà sempre comunque, ma quando finirà, secondo me, ci sarà di meno. È In ogni vero. caso, sì, perché non si toglierà così facilmente perché è un No, virus, però è quindi... vero che per un artista dello spettacolo non è così semplice, quindi speriamo che riaprano i teatri. Dopodiché io spero anch'io che riaprano i teatri per venirci anch'io, però in massima sicurezza, cioè nel senso che se anche Ma poi devo avere sì. la paura del oddio esco di casa, posso prendere... È un po' questo, cioè Hai secondo me il ragione, hai discorso è ragione. Eh sì, Eh sì. io oramai
Un incontro con i miei amici. Mi incontro sempre io online. Oh, cavolo, lo Zoom. Facciamo le zoomate. Anche adesso. Eh sì, vedi, vedi. Ma durerà tanto ancora io, questo lo so. Già. Eh sì, è vero, eh. Eh sì, non c'è più. Purtroppo, purtroppo sì, io dico sempre che non finisce domani, Hai e ragione, hai ragione. È io vero, è sono una persona vero. molto, io sono una persona purtroppo molto distruttiva, nel senso che non sono adatto per pensare positivo, ma anche fosse adatto per pensare positivo, ed è ipocrita farlo adesso. Non è. Ce ne sono tante che dice, ma sì, ma poi vabbè, fa niente, non pensarci. Però non pensiamo, cioè, vogliamo non pensarci, non ci pensiamo, però non credo che sia la cosa giusta. Anzi, Neanch'io, non neanch'io. È mettersi giusto le mani pensare. nella bocca. Scusa, scusa, mi ero emozionato. Ma dai, stai tranquillo, è un amico. Eh sì, ma lo sai che io. Sono agitato, sai? Non sono abituato io a queste interviste così a freddo. Ma tu lo sai che anch'io sono molto emozionato? Ma dai, Adesso no! a parte gli scherzi, a parte tutto, però io sono molto emozionato. Ma dai, tranquillo, dai, che alla fine anche per me è la prima volta, quindi c'è sempre una prima volta, no? È la prima volta che fai interviste? No, l'intervista, sì, l'intervista, spettacoli magari è diverso, perché sai, lo spettacolo, bene o male, sì, su un palco, sì, lo so che si è su, sta tranquillo. Voglio dire anch'io la mia, ma sì che Lo vuoi so. dire la tua, porca miseria, scusalo, No, io voglio parlare, sì, voglio cantare. Ma sta buono che non si canta. Perché no? Porta sfiga. No, ma non porta sfiga a cantare. Dopo, dai, dopo. Casomai dopo, no? Ah, ok. E ti stavo dicendo, no? Vuoi stare buono? Ok. Io so che in realtà tu ne hai tanti di personaggi, quindi facciamo cantare lui, ma poi facciamo fare qualcosa anche agli altri. Guarda che infatti oggi non c'è tempo, dai, casomai la prossima volta facciamo un'altra specie di intervista spettacolo, va bene? Ci stai? Lo facciamo! Tanto io lo dico qua in diretta perché non ho paura e dobbiamo farne un altro. Che Sì. bello, sì, che carino, che No, simpatico. Ti voglio dobbiamo bene farne un allora. altro, anch'io. Sì. Casomai ci Anch'io. prepariamo, facciamo qualcosa di diverso e magari lo rendiamo un po' più spettacolare, va bene? Sì, ok. Sarebbero Dai, quelle cose adesso. da. Adesso tu torna di là, torna a giocare a Tetris Torna a tranquillamente. giocare. Ok, va bene, allora io faccio un saluto a tutti quanti e Ciao! Ciao, ci auguro, vediamo dopo! Ci vediamo dopo! ciao, auguro a tutti che la pandemia finisca e che ci si riveda Speriamo! finalmente dal vivo. Speriamo! Ciao, ciao Ciao, Simone, speriamo! Ciao, 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 dopo, ciao, ciao. ciao! Ah, Gesù! Boh, ecco, Ricordo no, no! innanzitutto che tutti i link di Peter sono in descrizione, potete seguirlo sui social, su YouTube, potete seguirlo. Intanto ci sono i commenti, visto che io comunque qualche spettatore lo vedo, è possibile commentare nei commenti, anche solo per un saluto, per qualcosa, qualsiasi cosa, noi li diamo tutto. Anche se ci sono domande, Se ci sono tranquillamente. domande, sì. Se ci sono domande, nei commenti è meglio. Bene, Peter. Allora, passiamo alla seconda domanda, che è, ovviamente, qual è stato il tuo percorso di studi? Quale percorso di studi hai seguito? Allora, il mio percorso di studi, ma sempre relativo alla ventriloquia, stai chiedendo adesso, o in Sempre generale?
In generale, e poi relativa alla ventriloquia, quindi. Perché in generale io in realtà ho fatto, cioè io ero termoidraulico e poi dopo per scelta ovviamente ho cambiato settore e sono 23 anni che in pratica faccio altro, che quindi diciamo non... Proprio non c'entra nulla, però mi ha dato molto tempo, cioè mi ha dato la libertà di fare abbastanza quello che volevo. E per la ventriloquia, diciamo che come studi ho fatto appunto delle ricerche per i fatti miei, ho fatto un po' di teatro e poi dopo. Ho fatto un po' di cabaret perché in ogni caso serviva come base. Certo. E l'unica pecca che effettivamente il ventriloquo, io ho scarsa conoscenza delle lingue e quella purtroppo non va bene, e infatti devo assolutamente mettermi sotto almeno con l'inglese. Perché la ventriloquia è stata proprio, diciamo, presa in tanta considerazione, che effettivamente sì, ho visto la domanda, in pratica in America, appunto della Axtel, sì, è vero, sì, i pupazzi sono della Axtel, ciao Willy. È un winning, ciao, sì. In effetti, in America è molto molto più sentita. Perché? Perché la figura del ventriloquo qui in Italia ha una pecca. È stata associata, non lo so per quale motivo, solamente a, diciamo, a quella figura per le feste dei compleanni dei bambini. Qui in Italia è così, cioè il ventriloquo è in pratica una variante del prestigiatore. Allora, è vero che la ventriloquia è un'arte d'illusione e che sta bene con il fatto della magia, ma è anche vero che il ventriloquo è un comico e che lavora in teatro. Quindi non è che deve essere per forza visto come quella persona che lavora con esclusivamente bambini. No, quello dipende dalla propria esperienza formativa e di come vengono stillati gli spettacoli. Però può ovviamente essere, diciamo, impiegato appunto per gli spettacoli dei bambini, ma non è una regola fissa. Purtroppo qui in Italia la maggior parte delle cose che funzionano è che bello il ventriloquo, i miei bambini saranno contenti. Quando ti vede un bambino che fai parlare un pupazzo è una cosa incredibile, ma in realtà non è solo questo, cioè c'è tutto un lavoro dietro e quindi è un po'. È un po' complesso come discorso qui da noi, mentre fuori in America ce ne sono veramente tanti perché esiste il museo del ventriloquo e di tutti i pupazzi di tutto il mondo. E ci sono, sì, c'è il Van Tevin Museum che appunto è il più grande museo dei pupazzi di ventriloquo. Ed è spettacolare. Poi esiste la convention dei ventriloqui che viene fatta ogni anno, tranne quest'anno che appunto c'è stata la pandemia, quindi è stato bloccato il tutto, ma appunto ci si ritrova lì, fanno praticamente le riunioni dove ogni ventriloquo viene appunto ha la possibilità anche di esibirsi, si
c'è un gala, cioè c'è tutto un discorso lungo, però molto bello lì. Ok. Come ti sei appassionato alla ventriloquia? Come mi sono appassionato alla ventriloquia? Sì, questa qua è una bella domanda, cioè nel senso è una domanda che Allora, è interessante. il ventriloquo è vero, è una domanda interessante, il ventriloquo, come mi sono appassionato? Soprattutto Perché come hai scoperto l'arte, perché io l'ho scoperta per caso, però immagino che tu ancora prima di me non era allora, proprio così conosciuta. diciamo così, che io ho avuto fortuna perché, appunto quando ero bambino io ero molto piccolo e avevo i peluche a casa. E mi sarebbe sempre piaciuto appunto avere o un fratellino o una sorellina, però non avendoli mi sono affezionato a un peluche in particolare, no? E quindi ho sempre pensato che se il mio pupazzo potesse parlare, mi avrebbe fatto compagnia, mi avrebbe tenuto compagnia. Quindi immaginavo questa cosa qui. E poi un giorno per televisione, appunto, viene fuori questo Luis Moreno con il suo corvo, e da lì ho detto: no, io questo voglio fare da grande. E lì ci fu tutta una discussione a casa perché appunto c'era molta ignoranza all'epoca. Qui in Italia, appunto, come ti spiegavo prima, i pupazzi sono stati un po' hanno perso il loro valore quando hanno cominciato a metterli, perché purtroppo dall'America a qua arriva quello che arriva e arrivava in un'altra immagine. Il ventriloquo fu messo sullo schermo con l'immagine di pupazzi dell'horror, quindi il film dell'horror è arrivato qui, perché lì c'era la traduzione. Mentre per i film come Edgar Bergen con Charlie McCarthy, che effettivamente era più un film comico, quello non è arrivato qui. Non c'era chi l'ha tradotto, non c'erano queste cose qui e quello è mancato. Però io ho avuto la fortuna, diciamo, di innamorarmi di quella cosa appunto dove il ventriloquo appunto era quello. Quindi da lì mi sono appassionato e poi ho avuto la fortuna di incontrare Samuel. Lì, quando ho incontrato Samuel, è stato bellissimo e lì ho capito che non serviva neanche tanto, per esempio, un oggetto qualunque, perché a volte uno dice: ah, ma cosa serve per fare della ventriloquia? In realtà ti serve ben poco, perché basta prendere. All'inizio c'era chi si disegnava qua, si disegnava gli occhi e usava come bocca, usava praticamente il pollice. Adesso io non Sì. riesco a farlo in telecamera, E no. però si disegnavano qua gli occhi praticamente e usavano il Sì. pollice come bocca, no? Io adesso non ce l'ho, però diciamo che poi basta anche poco, perché se prendi una semplice pallina da tennis. Io non sono una semplice collina da tennis, cosa finisci di offendere? Ma no, scherzavo, stavo solo presentandoti. E tanto chi sei tu per dire quell'altro chi sono io? Io sono io e tu chi sei? Io sono anche io. Oh, piacere, io. Ma no, io sono tu sei me. No, io non sono tu. Tu sono io sono tu. Alla fine, no? Esce il dibattito, no? Di chi sei tu, no? Io sono tennis, pallina da tennis. Ciao, oh, come va con te? Caro ragazzo, ti scrissi una storia, la storia della pallina che rincalzava.
Già. E fai un po' di qua e un po' di là e torna sempre indietro. Vuoi giocare con me a tennis? Oh yeah! Eccolo, no? E questo è un esempio. Parte, io mi sono emozionato un sacco perché ho detto, ma davvero esiste? Perché poi chi non c'è dentro lo prende come è un potere magico che fa parte della magia, è un potere magico effettivamente, che poi non è vero perché c'è uno studio dietro assurdo, io lo so, anche chi ti segue lo sa. Sì, ci sono quanti anni di studi? Guarda, non si finisce mai. Che sono tuttora in corso, lo stavo per dire. No, però da sì. Quanti anni? Allora, da quanti anni? Io l'ho fatto sinceramente dall'età di 16 anni, quindi diciamo che, se, che dai 16 fino ai 20 l'avevo praticamente studiato e anche portato poi in giro per le case di, per gli ospedali, per le case di riposo degli anziani. E ho fatto spettacoli anche con il Club Magico di Trieste, perché io comunque nasco proprio dal Club Magico di Trieste, quindi io avevo la ventriloquia e anche la magia. Io facevo close up è quella parte di magia dove usi carte, monete, foulard e diciamo le cose a tu per tu, perché a me non piaceva troppo diciamo la parte di magia diciamo a troppa distanza, quindi con l'utilizzo di come si chiama di grandi illusioni, non mi veniva il termine. Le grandi illusioni a me non piacevano perché comunque è una cosa che guardi a troppa distanza, invece a me le carte mi dava quella, perché io ho sempre avuto il desiderio di comunicare con il prossimo e dimostrargli che non lo sto prendendo in giro, ma che lo voglio far divertire, no? E lo voglio far divertire proprio davanti agli occhi, che quindi vedi lo stupore nelle persone e lo vedi immediatamente. Quello era ciò che mi piaceva tanto della magia, e con la ventriloquia era più o meno la stessa cosa, perché effettivamente vedevi lo stupore che sia un adulto o che siano stati i bambini, come appunto nei compleanni o nelle varie feste o appunto anche a teatro stesso, vedi proprio le persone che oltre a divertirsi, quindi all'applauso e al calore che ti danno, effettivamente è una cosa piacevole. Ah, vedo che hai messo, quello lo conosco molto bene, lui è Renato ed è un altro mio amico che, se vuoi, adesso lui era un attimo di là, ma lo chiamo. Sì, quando vuoi, cioè nel senso che quando vuoi presente ogni tanto personaggi, io poi ti faccio qualche domanda, anche a loro faccio le domande. Sì, posso. Sì, beh, Renato? No. Se loro hanno voglia, perché no? Dimmi. Vieni. Oh, scusa. Eccolo. Oh, là. Ciao Renato. Oh, ciao. Oh. Ciao. Senti. Come va? Tutto bene? Oh, tutto bene. Io. Anch'io, tu come vai? Anch'io. Ma mi fa abbastanza bene. Oh, sì. Mi fa piacere. Oh. Senti, io mi presento, sono Simone e oggi sono qui per fare delle domande a te e a Peter. No? Oh, sì. Ma veramente? A questo cretino? Ma dai. Oh, sì, Non lo sai? Ma sì, oh cretino, non ti preoccupare. Fai le domande a me che sono più bravo, più sveglio, più attivo. Oh sì, molto più attivo di lui. Ah, ti ringrazio per la tua, come si dice, presentazione e anche per come mi vuoi bene. Ma lo sai che se posso io ti gutto merda? Ah, grazie. Eh sì,
Ciao Peter, ciao Sebastiano Guerrero, ciao Sebastiano. Ciao Seba. È Insomma, impressionante perché? perché è Dai! impressionante è Cosa sta dicendo? perché Non ti preoccupare, adesso. cosa vuole chiedermi? Oh sì, No, ciao! dicevo, è impressionante perché non mi aspettavo così tante amiche a seguirci, quindi davvero impressionante. Niente, volevo chiederti, durante gli spettacoli, come va? Adesso vabbè, siamo tutti a casa, cosa ne pensi della pandemia? La pandemia La pandemia, sì. è come masturbarsi praticamente tutto il giorno. Ma dai! Eh sì, devi trovare il tempo da far passare in qualche maniera, no? Ah, vabbè, è certo, no? Ma dai, che magari ci sono dei bambini che ci seguono. Meglio, così imparano subito, no? Bisogna. Ma sai, Io. i bambini non conoscono il verbo, facendo finta che sia un verbo, i bambini non conoscono il verbo. E dopo questa battuta. È incredibile. Facciamo finta che non abbia detto niente, va? No, io non ho detto mica con cattiveria. Ma chi ha detto che l'hai detta con cattiveria? No, No, comunque. Bene, e Porca a questo miseria. punto, dopo questa battuta, intanto ti chiederei subito come nasce il carattere di un personaggio che dopo questa battuta devo per forza. Come nasce il mio carattere? Oh, è una Sì. bella domanda, è interessante. Cretino, gli vuoi rispondere? Ma perché? Ma porca miseria. Voglio vedere come gli rispondi adesso. Lui è semplice, nasce da me, perché sono io che faccio parlare lui. Eh sì, è molto semplice. Lui deve stare muto, no? E io lo faccio parlare. Eh sì, e lui aspetta me. Se non ci fossi io, lui non esisterebbe. Certo, guarda che se tu, se non ci fossi io, tu non parleresti. Sì, e se non ci fossi io, tu non mangeresti. Vabbè, è sempre quella, oh. certo, guai se no. Ma guarda, questa battuta, per quanto tu dica sempre quella, l'ho sentita tante volte, fa sempre ridere. Io beh, davvero, prima di intervistarti, l'ho sentita tante volte, ma in tanti spettacoli, cioè, in diversi, per preparare un'intervista ci metto davvero tanto, ma perché mi guardo tante cose simili, altri che hanno intervistato altri mentrilocui, e quindi spesso sento le solite battute che però fanno sempre ridere. Se io a Se fine tu. trasmissione, mi riguardassi il video, io riderei esattamente come rido attualmente, in questo video in diretta qua, in questa diretta qua. No, no, sono contento. Comunque sei simpatico, ragazzo, sai, farai strada da grande. Anche tu Oh, ti ho riso tutto il ringrazio. tempo. È lui Ho che non riso serve tutto il a tempo. niente. È lui elemento inutile. Io l'ho sempre detto. Lui non serve a niente. Ah, grazie. E certo. Sono io che decido e scrivo le battute, mica tu. Ah, beh, allora. Vedi che, cioè, le sa le cose. Certo che ne so, non sono mica ignorante come te. Zucca vuota. How are you? Che è sta roba? Vedi, non capisce neanche quando farlo. Oh, vedi Ma tu, è infatti, ignorante. caro Peter, il ventriloquo adesso, a mio modestissimo parere, ce le dovrebbe studiare un po' questa cosa qua. Perché se loro sono così intelligenti da parlare, muoversi, ad un certo punto, cosa ci fa il ventriloquo in camera? È giusto, è vero. Cioè, bisogna alla fine, pensarci. no? Lasciamo fare lo spettacolo direttamente a loro e noi ce ne andiamo.
È questo che avevo detto? Eh sì, infatti, è meglio avere una bella gnocca vicino, altro che, certo. Ah, così sì che si fa strada. Vabbè, dai. Ascoltami, salutalo. No.